Ciao e benvenuto nella lezione numero 3. Oggi, ovviamente, essendo lo step 1, inizieremo a leggere la frase finale del capitolo 10. Benissimo, so che sei attento. I momenti di crisi arriveranno in ogni caso e lo faranno in modo inaspettato. Chi non avrà creato una mappa personale non avrà risposte e lo sconforto sarà insuperabile. Chi invece lo avrà fatto riuscirà a muoversi all'interno di un percorso noto. Fondamentale. E oggi di cosa stiamo parlando, ragazzi? Abitudini. L'abitudine è la chiave di volta del nostro cervello. Tutti gli esseri umani hanno abitudini, il cervello ama le abitudini e ognuno sceglie quali avere. Ed è proprio qui che io ti voglio. Dal momento che tu pensi di non essere una persona abitudinaria, stai facendo un grave errore. Lo sei. Perché se compi anche un'azione, una singola azione come lavarti i denti tutti i singoli giorni della tua vita, è perché c'hai almeno un'abitudine dentro il tuo cervello ben radicata. Anche lì, abitudini potenzianti, abitudini depotenzianti, tutto dipende da cosa vuoi nella tua vita. Perché se vuoi una vita ordinaria, ok? In base a quello che tu fai, in base al lavoro, in base alle persone che frequenti, la puoi avere con un certo tipo di abitudini. Se vuoi avere una vita molto di più di quello che hai, devi cambiare le tue abitudini, mentre se vuoi continuare ad avere degli alti e bassi, basta che cambi le tue abitudini ogni giorno, ogni giorno, ogni settimana. Più hai abitudini radicate dentro di te e che porti avanti in maniera costante, più il tuo risultato, la tua evoluzione sarà grande. Ovviamente, abitudini potenzianti, abitudini depotenzianti. Poi sicuramente più avanti ti farò degli esempi, ma non credo di essere la persona giusta, perché questo va in base all'individuo, cioè ognuno sceglie per se stesso. Ad esempio, se tu fumi, io non mi permetterei mai di dirti che è un'abitudine potenziante o depotenziante, però mi permetto di dirti che sei una persona abitudinaria, come se vai tutti i giorni a timbrare il cartellino. Mio padre era un dipendente, ora è in pensione, è la persona più abitudinaria che io conosca, perché per oltre 40 anni ogni singolo giorno timbrava il cartellino quando entrava al lavoro e ritimbrava quando usciva dal lavoro. È un'abitudine potenziante o depotenziante? Non sta a me dirlo, tuttavia ha portato a lui quel lavoro, quella situazione economica. Io ovviamente ho scelto in maniera differente. Le abitudini, come ho detto all'inizio, sono la chiave di volta del tuo cervello, ciò che ti permette di ottenere di più. Ovviamente, più sei disciplinato, quindi la disciplina, più hai disciplina. E più riesci ad avere abitudini ogni singolo giorno. Io non sono una persona che ama gli orari fissi, nel senso non sono colui che si crea una routine di cose da fare ogni singolo di abitudini e mi alzo alle 6, faccio palestra alle 6 e mezza, faccio colazione alle 8. Ho provato, non mi piace, quindi questo va un po' a persona, ma lo svisceriamo sicuramente in qualche step più avanti. Però ricordati che le abitudini sono quello che fa svoltare il tuo cervello e non esistono potenzianti o depotenzianti, esistono abitudini che ti fanno avere il risultato che vuoi.